Leggendo fumetti ormai da un bel po', credo di aver capito come viene strutturato un capitolo. C'è un inizio che può riprendere o meno il finale del capitolo precedente, c'è uno svolgimento, una parte centrale con vari dialoghi, vari combattimenti in base al tipo di capitolo dell'opera che stiamo leggendo. E poi c'è il finale. Questo, la maggior parte delle volte, ci pone davanti due situazioni. Un colpo di scena, che può essere ad esempio un personaggio che compare così dal nulla all'improvviso, oppure un cliffhanger, ovvero una scena in cui sta per succedere, sta succedendo qualcosa di veramente importante, ma che giunta al suo culmine, bam, viene interrotta a metà. E tu? E tu chi diavolo sei? Io sono. Tu sei? Io sono. Tu sei? Io sono. Perché accade questo? Ovviamente per far sì che la gente continui a comprare il fumetto anche nelle settimane successive. Per far sì che il capitolo successivo venga comprato, scaricato, rabbato con le scan, eccetera, eccetera, eccetera. È naturale, naturalissimo voler vedere come si conclude una vicenda e così, spinti dalla curiosità, vogliamo continuare. In questo modo veniamo invitati a spendere. Paga! In questo modo spendiamo, o meglio, dovremmo spendere così da mandare avanti l'intero mercato del fumetto. Ovviamente non basta la sola e unica presenza di un colpo di scena o cliffhanger che sia alla fine del capitolo. L'autore deve essere bravo a creare un qualcosa di credibile, un qualcosa di sensato, di qualità. Se per esempio in One Piece a fine capitolo apparissero i nazisti provenienti da un universo parallelo, porca miseria, sarebbe sì un colpo di scena allucinante perché nessuno se lo aspetterebbe mai. Però tutti smetterebbero di comprare il fumetto perché la cosa, il colpo di scena, non sarebbe sensato, credibile, non avrebbe un senso di esistere. Tuttavia, come deve essere un finale è un discorso abbastanza ampio che per il momento in questo video lasciamo da parte. Un altro universo che sfrutta queste strutture, almeno in buonissima parte, è l'universo delle serie televisive. Puntate che si interrompono proprio sul più bello, personaggi che appaiono da dietro in penombra, giusto per quei pochi frame per farci dire: ma questo chi cazzo è? E così poi tutti quanti, boom, a scaricare l'episodio successivo. Ho comprato i primi 6 volumi di Saga, ovvero tutti quelli usciti in Italia al momento. La Bao Publishing infatti ha deciso di portare in Italia questa saga in 6 comodissimi volumi contenenti 6 capitoli ciascuno. Ognuno di questi capitoli sarebbe in realtà uno spillato americano, ovvero il formato originale con cui Saga esce ogni mese. Grazie a questo fumetto ho potuto verificare, constatare di persona la vicinanza tra il mondo del fumetto e il mondo delle serie televisive, anche grazie alla struttura dei capitoli. Un inizio accattivante, lo svolgimento, la parte centrale che si occupa di portare avanti la trama e le sottotrame dei vari personaggi, e infine il finale. Finale che non è necessariamente una pagina con boom, un super colpo di scena, ma ad esempio può essere un combattimento che dura qualche pagina, dove può morire un sacco di gente o può morire anche solo un personaggio importante. Scena spesso molto veloce, sceneggiata d'arte per toglierci il respiro, per azzerarci il fiato, in attesa di scoprire cosa sta per succedere, cosa che poi scopriremo quasi sicuramente nel capitolo successivo. In saga, statene certi, questo genere di finali di capitolo non mancano di certo. Il fumetto d'altronde vede la sua trama svilupparsi nel mezzo di una guerra galattica combattuta fra due fazioni, gli alati del pianeta Landfall e le corna della sua luna Vreth. In questo universo, in fuga da questa guerra che ha messo in ginocchio l'intera galassia, troviamo due esponenti dei due pianeti che hanno iniziato la guerra, ovvero Alana e Marco.
E questi due ragazzi di due razze in guerra tra loro creano un qualcosa di nuovo, creano una famiglia proprio grazie alla nascita della loro bambina. La piccola però è un abominio agli occhi delle due razze, perché dimostrerebbe la possibile unione tra queste due fazioni in guerra. I genitori allora dovranno viaggiare, dovranno attraversare pianeti, intere galassie per sfuggire alle grinfie di chi gli dà la caccia. Leggere i capitoli di quest'opera vi ricorderà tantissimo il guardare episodi di serie televisive e credetemi, difficilmente riuscirete a smettere. Non a caso, aiutato alla grande dai disegni di Fiona Staples, lo sceneggiatore è Brian K. Vaughan, autore sì di tantissime storie sia Marvel che DC, ma per lo più in televisione è conosciuto per essere uno degli sceneggiatori di Lost. Serie, sì, che a tanti può anche non piacere, però gli va riconosciuto il fatto di aver sempre spinto il proprio pubblico verso l'episodio successivo. Vaughan, tra l'altro, scrittore anche di Paper Girl, edito in Italia sempre dalla Bao Publishing, serie che in alcune cosette ricorda un po' Saga, ma soprattutto anche questo fumetto ha alcune somiglianze con una serie televisiva. Una cosa che ho notato negli ultimi anni è l'aumento della mortalità all'interno delle serie televisive. I personaggi muoiono decisamente più spesso e magari sbaglio, magari è solo una mia impressione, ma da quando è uscito Game of Thrones è difficile vedere una serie dove tutti i protagonisti, o quelli principali, riescano ad arrivare alla fine, riescano ad attraversare indenni molte serie. Almeno, ripeto, questa è stata la mia impressione da spettatore. Saga non è assolutamente da meno, di personaggi principali e non, ce ne sono a bizzeffe. E non è raro che questi ci lascino le penne anche dopo pochi capitoli dalla loro presentazione. E proprio nessuno all'interno di questo fumetto sembra essere intoccabile. Difatti i contenuti del fumetto sono molto molto maturi e la violenza non manca assolutamente, così come il sesso o comunque contenuti sessuali. Vieni più vicino, vieni più vicino. Ti ho detto di venire più vicino? Ok. Ad esempio, c'è una scena dove c'è tipo un drago, sì, disteso e con il ok, nella sua bocca e non posso dire, non posso dire altro, non posso assolutamente dire altro, tanto l'immaginazione ce l'avete anche voi. E poi c'è anche un altro esempio. All'inizio di un capitolo, non mi ricordo esattamente in quale volume, giriamo pagina e ci viene presentata in faccia, proprio tutto in grande, in una pagina intera, la nascita di un bambino, quindi c'è in primo piano grande, tutto per... Posso dirle perché... Non posso dire altro perché sennò YouTube mi chiude. Sono contenuti che non gli piacciono. No, non gli piacciono. Tuttavia, e per fortuna, non assistiamo mai a scene violente o sessuali fini a se stesse. Riguardano tutte quante passi della storia, sia che siano il perno centrale di quello che sta avvenendo in quel momento, sia che siano solamente di contorno, hanno un senso di esistere. Aiutano a raccontare quanto sta accadendo. E questo è, sì, decisamente un traguardo veramente importante. Vieni ancora più vicino. Cioè, non è fanservice come quando in televisione a caso vediamo un culo. Così, a caso. Che non serve a niente, ma vabbè, c'è lo stesso. Conosco un'altra serie fumettistica che rispecchia i canoni che ho descritto fino a questo momento, ovvero Clone. Di questo fumetto che purtroppo non vede l'uscita di nuovi capitoli da quasi un paio d'anni, ho già parlato in un video, ma appunto, bene o male, segue la stessa struttura simil televisiva come fa Saga, e l'autore è niente meno che David Schulner, autore, indovinate, sì, per la televisione. Il che conferma che il legame fra scrittore televisivo e scrittore fumettistico può funzionare veramente alla grande,
ovvio, se svolto come Dio comanda, con un senso. Io approvo. Sì, il che non conta assolutamente nulla, me ne rendo assolutamente conto, ma ci tenevo a dirlo lo stesso. Un ultimo paio di cose riguardo a Saga, e questa volta mi rivolgo a chi lo ha già letto, ma solo a me sembra più un fumetto fantasy che di fantascienza. Potremmo di fatto togliere le astronavi e mettere al loro posto dei veicoli fantasy e il tutto rimarrebbe uguale. Ci sono razze diverse, armi come spade, lance e asce, ci sono draghi, ci sono bestie strane, incantesimi, magie. I pianeti potrebbero invece essere dei regni distanti e la storia si potrebbe creare allo stesso modo. E infatti questo suo ricordarmi una storia fantasy mi piace, lo adoro veramente anche per questo motivo. E infine ho notato la quasi assenza di onomatopee. Salvo qualche eccezione, infatti, non vediamo combattimenti o scene piene di scritte. Le vignette sono state lasciate pulite. E questo, a mio avviso, dà un tocco più particolare all'opera. Gli dà un tocco di quella particolarità che male non fa. E allora, scudieri, anche per questo video credo di aver parlato più che abbastanza. Fatemi sapere nei commenti se avete letto Saga, se avete letto Paper Girl, se avete letto Clone. Fatemi sapere nei commenti quali sono le vostre esperienze a riguardo, se anche voi avete mai accomunato serie TV e fumetti, se anche per voi questi due mondi possono unirsi, possono ricordare l'uno l'altro, oppure fatemi anche sapere se sono io che ormai ho il cervello completamente bruciato, ma spero vivamente di no, perché il cervello ancora per qualche anno mi serve. Quindi spero di non essermi immaginato tutto. Scudieri, ho veramente parlato più che abbastanza. Io vi saluto e come sempre ci vediamo nel prossimo video. Ma questa è una vagina? Ci sei ancora? Sì, no, pensavo di aver perso la comunicazione, qui non prendono mai i telefoni. Sì, come ti stavo dicendo, ho appena finito di girare un video su Saga. È bello, l'hai letto anche tu, vero? Sì, cavolo, l'ho consigliato a tutti perché è veramente bello.